1974 è nata qualcosa che era destinata a crescere. Quel qualcosa siete voi e siamo noi, divisi da una radio, da uno schermo, dalla distanza, ma uniti dai programmi, dalla passione per la musica e dalla voglia di migliorare sempre di più. Man mano abbiamo imparato a conoscerci e a collaborare. Siamo diventati una famiglia, sempre pronti a sorreggerci gli uni con gli altri. Siamo inciampati, man mano nella mano ci siamo sempre rialzati. Abbiamo avuto degli scontri, dei litigi, ma molti più momenti esilaranti, emozionanti e felici. Nell'arco degli anni siamo diventati un grande gruppo, siamo diventati una grande radio e oggi anche televisione. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza voi, senza la vostra partecipazione, la vostra collaborazione e il vostro impegno, la vostra fedeltà. Avete creato momenti magici che rimarranno sempre in noi. Un grazie speciale va a Carmelo Lucera, il nostro primo editore. Un altro ringraziamento va a Memè Orlando, che ci ha dato la possibilità di continuare. E un grazie al nostro attuale editore, Bruno Taverna. Un grandissimo grazie va a tutti quanti, a chi ci segue dal primo giorno. Sarebbe bello nominarvi tutti, ma siete veramente tanti. Un legame che unisce una vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto, gioia e fiducia. Perché sappiamo di poter contare su di voi e voi su di noi. Con l'augurio di continuare in un futuro sempre più esplosivo. Con amore, lo staff di Radio Studio 95 e Telemerito. Vi vogliamo bene. Anselmo, buongiorno, buongiorno. Allora... piacere di essere qua da voi. Adesso siamo tutti una famiglia. Sì. No, dico benvenuto. Allora, noi vogliamo spiegare un po' alla gente che ci vede anche su Telemerito, certo, e come sta funzionando questo sistema televisivo. Dici bene, proprio un sistema. È un sistema. Un sistema integrato, perché Merito si è rivelato per noi, ecco, innanzitutto parlo a nome del nostro gruppo Soverato 1, no? Soverato 1, sì. Televisione. Diciamo ormai ex analogica, quindi quando parliamo di ex analogica vuol dire che proviene da quello che era il mondo precedente, l'era glaciale 1, diciamo. Ora siamo nella seconda era delle telecomunicazioni, quindi noi siamo stati abbiamo fatto il famoso switch off 2 anni or sono proprio, ci siamo passati. Ma noi molte parole tecniche non riusciamo a capirle, però poi magari ce li spieghiamo. Faremo un corso. No, passavamo, si è spento l'analogico, si è passato il digitale, quindi evidentemente c'è stato questo accensione di interruttore che ne ha spento un'era, in effetti, dall'analogico al digitale si è spenta completamente un'era e si è poi fatto questo traghettamento, che non è stato un traghettamento facile, perché il digitale, come vedi, ha tante sfaccettature sia dal punto di vista tecnico ma anche da quello comunicativo, editoriale, multimediale pure. Quindi cosa ha consentito il digitale? Ha consentito la nascita appunto di nuovi canali che si chiamano nativi digitali. Ecco. Per esempio Telemelito, Telebova Marina, sì, sono proprio questo tipo di canale, sono dei nativi digitali. Nativi, sono nati con il digitale. Sono nati col digitale. Col digitale. E cosa fanno? Praticamente si vengono rimorchiati da ciò che era analogico prima e sulla stessa piattaforma, che ora è digitale per tutti, abbiamo senza alcuna differenza S1 TV, Telemelito, Telebova Marina, le stesse radio. Ecco, noi abbiamo la Radio Amica, poi c'è Radio Studio 95, che invece altro che era glaciale. Radio Studio 95 anche data l'età dell'editore, qualche annetto c'è, cioè, comunque veramente Radio Studio 95, sì, parliamo di metà 70, anni 70 74, quindi là siamo proprio forse nella preistoria della radio, ed è bello, abbiamo bello compiuto perché... 40 anni, forse li compieremo adesso a settembre, non quindi, lo so adesso, ecco, con precisione, sì, se li porta bene l'editore 40 anni, ecco, quindi questo per dire che appunto non nasce da oggi il nativo digitale, è solamente una chiamiamola, ecco, evoluzione normativa e tecnica, mentre il backstage che c'è dietro, tutto ciò che riguarda l'aver fatto questo lavoro, questo mestiere da tantissimi anni, oggi è il risultato. Certamente si è cambiate un po' le ruote a un treno in corsa, praticamente si è dovuto cambiare, non si poteva fermare il treno ma cambiare le ruote.
difficile, una cosa veramente difficile. Significava quindi... se no fermare tutto. Infatti, certo. Alla fatica da data del 10 giugno 2012, ricordo, tutti gli impianti, beh, sono 18, poterli cambiare contemporaneamente e in più progredire nell'espansione, perché il digitale consente la monofrequenza, diciamo, consente la possibilità di avere più bacino di utenza da allargare. Notizia di qualche giorno, siamo con piacere presenti bene sull'area di Reggio Calabria. Su Reggio Calabria, infatti, già abbiamo avuto delle testimonianze. Abbiamo avuto... Salutiamo tutti i reggini proprio residenti nel abbiamo avuto il ricevimento postale 8900. No, abbiamo avuto, appunto, dicevo, delle testimonianze da Reggio Calabria, Pellero, da Lazzaro, sì, anche da Bocale. Insomma, voglio dire, stiamo venendo adesso noi con chi è un po' anche il responsabile di questa, dell'aspetto tecnico, diciamo, non vuole stare un po' nell'ombra, ma è la Electronic Service di Vibo Valencia, di Fernando Cuglieri, che ha permesso di poter sviluppare questi progetti e soprattutto di essere adeguato all'evoluzione. Il digitale già addirittura si parla, a distanza di 2 anni già cominciamo a parlare di digitale 2. Ora vediamo cosa vorranno ancora. Speriamo, perché noi siamo benissimo già con questo, significa altre difficoltà, altre sicuramente cose. Ci saranno dei benefici tecnici, ma comunque la difficoltà nel dover fare un'ulteriore migrazione in un nuovo ulteriore sistema sempre più sofisticato non è indolore. Ma io volevo dire, perché ci sono tantissime persone che ci stanno seguendo, perché non ne sentiamo qualcuna, magari se qualcuno ci telefona. Ci hanno chiamato nella Dalocri, per esempio, vediamo se ci chiamano. No, per dirti, no, che ci seguivano prima tramite radio, e poi quando c'era abbiamo avuto il segnale anche sulla zona ionica, ci seguono esclusivamente sulla televisione. Ora, il problema qual è stato? Che in questi giorni abbiamo lavorato, insomma, vogliamo spiegare, bisogna avere un po' di pazienza naturalmente alla gente, perché ci stanno seguendo, quelli che non ci vedono adesso ci seguono via radio, no? Cioè, a parte che, e quindi gli spieghiamo come funziona. Ha un ottimo segnale, sulla zona della Logre, lo sento sempre, da sempre ascoltato. Ma funziona, che praticamente sarà una sincronia, una simultaneità di ciò che chiamiamo il segnale radiofonico audiofonico, che viene riportato sul digitale terrestre, lo sfasamento forse di qualche secondo, perché è purtroppo la tecnologia che prevede questo, e automaticamente la stessa. No, quelli che attualmente non riescono a percepire il segnale 625, perché noi abbiamo spiegato che c'è stato. Sì, esatto, no, devono prevedere dei lavori a fare una sorta di aggiornamento. Alcuni decoder lo fanno in automatico, altri si può fare manuale, quindi basta fare reinstallazione. Però molti lo fanno, non riescono, ci sposta un attimo il canale, ma è questione di qualche ora. È questione di pochissimo, perché semplicemente sono tutta una serie di informazioni anche digitali che devono essere risincronizzate quando si va a rimappare, con la problematica esatta che dice il nostro tecnico, è la mappatura del segnale, quindi è un automatismo che verrà bellissimo. Rassicuriamo i nostri telespettatori della Locri, perché molti si sono messi in allarme, Locri come da tante altre parti, anche San Pantaleone, voglio dire, dice non vi vediamo, noi abbiamo detto fate la risintonizzazione, la rifanno, però sul canale non ci vedono, adesso perché si sposta su un altro canale, digitale, è passato da un digitale all'altro, da un canale, da una frequenza all'altro, quindi noi abbiamo detto che oggi sareste venuti voi, quindi è che il problema l'avremmo risolto. Sicuramente risolto. Quindi questo è perché ci hanno tempestato. Per esempio, ciò che è avvenuto su Reggio Città con la risintonizzazione, dovrà avvenire anche in altre zone. Chi non poteva essere visto fino a qualche giorno fa il segnale, la mappatura è stata fatta avantieri, anzi, ieri mattina, a dire la verità, e quindi a questo punto si ha adesso un'ottima ricezione di tutto il MUX, cioè il multiplex, sarebbe il treno di segnali radio e televisivi che viene trasmesso su questa frequenza. Ecco, nel nostro MUX abbiamo 18 televisioni. Il MUX sono oltre 18 segnali. Oltre 18 segnali. Praticamente siamo in sinergia con la televisione, l'emittente nazionale Rete Capri. Rete Capri, che è praticamente uno dei provider nazionali, dei 5. Ce ne sono 5. Nazionale sono solo 5. Locale sono migliaia. Ma abbiamo fatto questo ottimo accordo per di gestione,
insomma, della loro area. Lì parliamo di macro area, ecco, noi quindi stiamo sviluppando però la rete dello stretto, continueremo anche in alcune zone della Sicilia, Sicilia Tirreni che è già tutta coperta, stiamo continuando per la zona ionica. Quindi siamo più ionici noi. No, siamo più ionici. Volevo dire, quindi naturalmente si lavora sempre per migliorare ancora sempre di più, un lavoro non si ferma mai. Un lavoro quotidiano che deve andare pari passo con la tecnologia che insomma richiama quelle che devono essere le attività da svolgere. Il calendario lo dettano le macchine ormai. Le macchine ormai, insomma, per chi si ricorda, magari non so, ecco, se ti sarà capitato di entrare in qualche postazione della postazione è stata praticamente stravolta questo digitale, perché in effetti oggi nelle postazioni non ci sono più i classici vecchi trasmettitori, ci sono dei veri e propri computer che ormai il tecnico ha finito di lavorare col giravite, con la sua perizia, si mette il software e lì deve cercare di guidare, è più quasi un autista che guida questo flusso, che guida questa all'interno di ciò che ormai è la tecnologia, un tracciato informatico e digitale che deve seguire il suo corso. Quindi è bene colloquiare ed essere molto esperti per poter colloquare con quel linguaggio della macchina. Noi è difficile capire quello che nei termini, no, voglio dire, però dobbiamo dire che in qualche maniera abbiamo rassicurato, quantomeno, perché sai, ormai si sono affezionati a noi e quindi nel momento in cui c'è il problema che non ci vedono, a voi, perché se avete da sempre fatto la vera radio e ora state facendo la vera televisione, locale, territoriale. Questo è chiaro, che col digitale si ha una proiezione al di fuori del proprio comune, condominio, interland. È chiaro che il digitale consente di estendersi perlomeno in ambito provinciale. Beh, telemedito ha tutti i requisiti per farlo, tra l'altro telemedito è un soggetto autorizzato dal ministero, proprio per è un collegato al nostro gruppo, ma ha una sua autonomia giuridica, quindi può espandersi tranquillamente. Ecco, quello che invece sul digitale contano i contenuti, perché certo, non avrebbe alcun senso dover fare quello che fa la RAI, esatto, a parte che potremmo solo imitarli male. Scimmiottare qualcosa, fermo le brutte figure. Invece semplicemente fare la fotografia di ciò che è la realtà locale, che ha tantissimo da dire. E noi questo, tantissimi punti di vista, positivi, negativi, punti di vista che possono essere personali, pubblici, privati, problemi endemici di questa terra. Beh, se se ne parla, e stiamo parlando della terra, stiamo parlando di qualcosa. Quindi la vostra, nostra, chiamiamola, anche se soprattutto uno magari avendo la televisione, insomma, l'estensione da San Marco Argentano di Cosenza fino a Reggio Città, è chiaro che magari un po' meno di campanile lo deve fare, ecco. Beh, perché sì, rischieremmo, se parlassimo solo di Soleato dalla mattina alla sera, San Marco Argentano o a Cutro o a Santa Severina in provincia di Crotone, insomma, abbiamo questo respiro, chiamiamolo regionale, per questo motivo, e quindi cerchiamo un po' di contemperare. Ma le realtà che abbiamo voluto inserire nel nostro gruppo, cioè Telemelito, Telebova Marina, in un'area bellissima, bella veramente, perché non abbiamo fatto magari qualcosa in altre aree dove a mio avviso c'era sicuramente da raccontare, ma qui c'è tantissimo da raccontare, secondo me, sì. E abbiamo creato questa realtà da Bova a Merito, ed è una che abbiamo dato in mano a chi riconosce benissimo. Grazie per la fiducia, naturalmente. Comunque è una realtà che sta ottenendo un successo veramente incredibile. Noi addirittura, come dire, siamo un po' anche spaventati, perché veramente dobbiamo dire che tanta gente ci segue. Se ne parla, bravo, ecco il termine giusto. Comunque, niente, noi volevamo appunto che ci fosse uno capace di spiegare i problemi attuali, ecco, che ci sono, e poi come funziona il digitale, l'ha fatto in maniera... Guarda, io dico solo che se noi consideriamo, ora, Bruno Taverna, Fernando Cuglieri, diciamo i nomi di questi sono sempre dietro le quinte, nel giro, insieme a noi, chiaramente, vabbè, però nel giro di un anno
un anno esatto da quando il nativo digitale Telemerito ha avviato, dietro autorizzazione ministeriale, le proprie trasmissioni. Beh, devo dire che l'espansione di Telemerito è completamente in, non è paragonabile fino adesso, perché in questo momento copre il 70% della provincia di Reggio Calabria, capoluogo compreso, difficilissimo da fare, esatto. Nel giro di meno di un anno, quindi insomma il rodaggio passi non l'ha gigante. Neanche fatto il rodaggio, se pensiamo che la radio è del 74 quindi per arrivare quest'ultimo figlio di, esatto, di Bruno Taverna è cresciuto in fretta. Bravo, bravo. E comunque per arrivare dove siamo con la radio è appunto del 74. È un lavoro di 40 e comunque anni. Con la televisione diciamo è un tu anno. C'eri nel 74? No. Sei nato qualche mese dopo. È nata prima la radio di te allora? No. Forse sono qualche anno prima sono nato anch'io. C'ero, avevo già 10 anni. Avevi 10 anni. 10 anni ma con la buona salute. La buona come salute. Si dice? Tanto simpaticissimo il nostro. Allora Anselmo, noi purtroppo dobbiamo dare, certo, la linea alla bella Francesca. Scusate l'intrusione, no, dall'altra, certo, parte. Noi naturalmente ti ringraziamo perché sei stato, grazie, veramente cuore, è utile, insieme, gentilissimo a spiegare. La gente è un po' restia a chiamare, però ci ascolta. Te lo posso garantire che hanno ascoltato per filo e per segno tutto quello che hai detto. Sono anche un po' argomenti tecnici particolari. Invece io spero che di avere la possibilità, ecco, proprio perché mi piace ancora di più in realtà locale, più della regionale che abbiamo già, però su, proprio parlo di Telemerito e Telebova, di poter essere presente qualche altra volta a parlare, certo, di comunicazione, esatto, locale. Beh, mettiamoci il nostro perimetro, ecco, il basso Ionio Regino lo trattiamo bene dal punto di vista dell'informazione. Se volete io vengo, lo faremo volentieri, ne parleremo insieme con Bruno, ci metteremo d'accordo, come no, sicuramente, perché, grazie, è molto importante spiegare il digitale di comunicazione resto. In questo basso Ionio, per alcune evoluzioni che ci sono state ecco, saremo anche là magari così a chiarire ai telespettatori qualcosa, certo, qualche, certo, aspetto strano, certo. Grazie Anselmo, grazie a voi, lo ritroveremo, ricordate, no, questa faccia, quindi mi raccomando, e anche la voce. Ciao.